Rieccoci qua ragazzi. Dunque, il progetto di quest'oggi, una specie di video tutorial sul Gazelle. Cosa faremo? Decolleremo, andremo verso destra, livelleremo circa, cioè, 2000-3000 piedi dal suolo e parleremo dell'autopilota, modalità velocità e modalità quota, altezza in effetti. La modalità velocità mantiene sempre la velocità dell'elicottero e aumentando o diminuendo il collettivo ci si alza o si abbassa di quota. Invece in modalità quota mantiene la quota e con il collettivo si gestisce la velocità. Allora vediamo se le nostre luci sono tutte accese. Ok. Voilà. Dunque, l'autopilota è inserito in modalità standby. Questa è la modalità quota e velocità. Ok, il centro è off. Dopodiché torneremo indietro, ci nasconderemo dietro questi alberi e ingaggeremo dei carri armati che si trovano vicino dove c'è questo fumo qua. Assumendo la posizione del comandante, che è quella di sinistra. Ok, il pilota sta a destra e il comandante sta a sinistra. Ok, allora andiamo a un po' di piede destro, come vedete, un po' di piede destro e ci solleviamo. Poi rimaniamo tra questi altri gazelle. Ci spostiamo avanti. Proviamo a comandare in pista decollo. Chiederemo l'autorizzazione al decollo e voilà. Bene, aumentiamo la nostra velocità, cominciamo a salire. Vado di trim. Ora è ben trimmato. Se io inserisco la modalità quota, qui adesso dovrebbe tenere la quota. Infatti il variometro è perfettamente a zero. La quota che lui mantiene è quella radioaltimetrica. Quindi andando verso delle colline dovrebbe salire. Per mantenere non costante la quota altimetrica, ma costante la quota radioaltimetrica. Vediamo un po' se cambio la marca, questo non dovrebbe fare nessuna differenza, ma la posso mettere lì, tanto per. Quindi se io aumento il passo, lui dovrebbe mantenere la quota e accelerare. Sto portando in su il collettivo. Infatti lui mantiene la quota, come vedete, e accelera. Esattamente. Ora invece vado in modalità velocità. Ok, ora sono in modalità velocità, infatti vedete che la quota si è liberata. Lui mantiene la velocità. Se io adesso abbasso il collettivo, vedrete che il variometro scenderà progressivamente, mantenendo però costante la velocità. Ecco dimostrata questa funzionalità dell'autopilota. Ok, ottimo. Benissimo, ora sgancio l'autopilota. Torniamo indietro. Eccola al fumo.
Vedete quella linea d'alberi? Mi vado a nascondere dietro quegli alberi. Nel frattempo possiamo già mettere Master Arm armato, quindi armiamo l'elicottero. Poi prepariamoci per l'overing, fly director in modalità overing. Cominciamo a rallentare. Rilascio il trim. Comincio a scendere dietro questa linea d'alberi. Devo cercare di stabilizzare l'elicottero il più possibile, sia come ratio di salita e discesa, in particolare volare in modo livellato. Ok, ingaggiato. Perfetto, era solo questione di portare in orizzontale la levetta dell'autopilota. Ora che siamo stabili, passiamo nella postazione del comandante. Per prima cosa accendiamo lo schermo, luce verde. Entrambi questi selettori sulla M, questo va su ASS, e una volta che si è girata la telecamera lo portiamo nella prossima funzione, che è questa qua, bit, in modo che possiamo comandarlo, vedete? A questo punto armiamo i nostri missili, scegliamo la stazione dalla quale vogliamo sparare. Poi apriamo la guardiola del laser. Dunque, stavamo dicendo, ho preso ora il controllo dell'autohover per quanto riguarda l'elevazione dell'elicottero, quindi posso con il collettivo alzarmi e abbassarmi leggermente. Andiamo a cercare il nostro target sollevandoci appena appena. Dicevo, apriamo il comando del laser. Ecco, abbiamo dato il laser, mi alza ancora un po'. Vedete qui in basso a sinistra il target è stato preso e ora possiamo fare fuoco. Mantengo la linea di tiro. E ora possiamo cominciare a scendere per rimascherarci. Cominciamo a scendere piano piano. Un obiettivo è stato eliminato, siamo mascherati. Potrei anche sincronizzare la prua dell'elicottero con il mio bersaglio, lo facciamo sul prossimo. Quindi risolleviamoci leggermente piano piano. Andiamo a cercare il secondo obiettivo. Stranamente sepolto, vediamo se riusciamo a prenderlo lo stesso. Selezioniamo un altro pilone. Ok, abbiamo il quadratino.
ancora sincronizzo la prua dell'elicottero. Ecco, abbiamo qua 000, siamo sincronizzati, pronti a far fuoco. Fuoco. Comincio a scendere di nuovo piano piano per rimascherarmi. Ok, colpito. Ora sgancio l'auto over. Passo nella posizione del comandante e torniamo a casa. Vedete questi missili TOW come sono efficaci fino a 4 km circa di distanza. Noi adesso eravamo a 2 km, 1,5 km. Voilà, più o meno. Quindi a questo punto possiamo staccare tutto. Andiamo a staccare i nostri giroscopi, tubo di pitot, trimmer. Ad aprire la porta, andiamo anche nella postazione, qui spegniamo tutto. Ok, disarmato completamente l'elicottero, vado a dare un po' di passo per fermare il rotore più velocemente. Generatore, alternatore, luci, luce del cockpit e poi col freno. E voilà, in pratica abbiamo visto l'autopilota in modalità altezza, in modalità velocità, abbiamo visto l'auto-hovering, abbiamo visto la modalità gestione manuale dell'altezza in auto-hovering, poi abbiamo visto la gestione dell'impianto di acquisizione bersaglio.
del missile TOW e l'impiego del missile stesso, poi un ritorno con atterraggio, che okay, non è stato un video particolarmente tecnico perché non è che ho spiegato che tasti ho usato, come si fa, ecco, perché abbiate una procedura, non è neanche detto che sia proprio quella giusta ufficiale, ma tanto per. Poi se avete delle domande, posso rispondere alle vostre domande nei commenti, c'è il manuale, possiamo insieme andare a vedere il manuale se avete curiosità particolari. Se volete poi parliamo anche dei tasti eccetera eccetera, ma così era tanto per darvi un'idea. Spero che vi sia piaciuto il video, commenti qui sotto, like anche, sottoscriversi al canale perché no. E a parte questo ci vediamo alla prossima, ciao a tutti, ciao ciao.